sei una persona che gioca molto con il look, con i vestiti, con gli accessori, eccetera. Sì, infatti... Quando vai in vacanza ti porti tutto l'armadio come una diva del film muto o... No, allora bisogna dividerci in due. Sì, cioè, c'è due Nina Zilli. Esatto, no, quando sono proprio la Nina Zilli ufficiale, quindi sì. Per esempio anche quando vado in tour, sì. Allora mi hanno costruito addirittura un armadio portatile, cioè invece di avere il case come loro, no, che hanno il case con gli strumenti. Guitarre. Esatto, praticamente l'hai? È alto così e largo più o meno così, diciamo, questo pannello. È tutto organizzato, ci sono i vestiti, ci sono i cassettoni per le scarpe, i cassettoni per le cinture, i cassettoni per i cappelli. Sì. Sono stati bravissimi. Invece giuro quando... che non litigherò più con mia moglie per lo spazio dei vestiti. C'è anche una voce che circola nei corridoi che Claudio, sì, Bisio, per scaramanzia, ama, no, guarda, tirarsi proprio fuori il pistolino. Possiamo, che schifo, chiamiamolo... Ma è vero o no? Chiamiamolo The Bold Avenger, il vendicatore calmo. Il come vendicatore calmo. Perché è un vendicatore. Sì. Cioè, se lui lo tira fuori è perché vuol fare del danno a qualcuno. Ma cosa fa? Cioè, allora, una volta, posso dirlo? Cioè, io lo sto per raccontare una cosa schifosa. Sì. Veramente, cioè, io vengo qua e racconto... Già Bisio che tira fuori il picchio non è... Esatto, Claudio, è tutta colpa tua. Allora, non dirò il nome dell'autore, Michele, sorry. Sì? Allora, prima riunione, autore nuovo, allora Claudio, giustamente per rompere il ghiaccio, decide di tirare fuori, ma così come sto facendo. Ma veramente, io. Cioè, fuori? No, ma lo tira, proprio lui lo tira finché si tira. Cioè, è uno straccio bagnato, capito? Questo è più o meno il momento. Io, Luciana, un sacchettino del vomito subito, sì? Frankie impazzisce dal ridere. Frankie non vede l'ora. Ma... Esatto. Così, lui ha... Frankie era così. Sì. Allora, e noi, tu dici, vabbè, è finita lì, lo lascia andare, gli rimbalza addosso, cosa fa? Beh, comunque ci stai dando un'immagine di un Bisio di un certo tipo. Fammi... No! No! Ho scoperto anche che esiste una Nina Zilli ex sportiva, giocavi a basket. Quando vengono gli sportivi... Ho smesso prestissimo. Hai smesso presto? No, però l'importante è che tu l'abbia fatto per un po'. Perché quando è venuta a trovarci Sara Errani, piuttosto che Roberta Vinci, ci hanno sempre raccontato storie di spogliatoio. Sì. Molto interessanti, perché ho scoperto che gli spogliatoi femminili in realtà sono molto simili a quelli maschili, no? Si pensa che quello maschile sia quello dove succedono le peggiori cose del mondo. Io... azzarderei a dire che forse sono peggio le donne? Secondo me sì, perché poi anche, non so, per esempio gli uomini, no, ci sono alcuni molto timidi, vanno a casa a fare la doccia. Beh, sì. C'è chi si fa la doccia con le mutande. Sì, alcuni col costumino. E invece, sì, cioè, noi femmine con sta roba che ti devi fare i peli, le cose, sì, insomma, andiamo, andà, liberissime. No, ma io non so se ti posso dire questo. Io, cioè, voglio sapere. Io voglio Alessandro volere sapere. Ho capito, ti ho già detto quella roba lì del paguro di Claudio Bisio. Ma quello, cioè, devo dire, mi interessa, ragazzi, meno. Cioè, mi ha fatto ridere, ma mi interessa, allora, meno. Per, sì, esempio, una delle cose più divertenti, perché siamo sceme, poi soprattutto quando vincevamo, Sì? Allora, praticamente... No, vabbè, Ale. Ok, lo dico così. Ci facevamo la pipì addosso mentre facevamo la doccia. No, allora... No, aspetta. Do. Esatto. Sto viaggiando indietro con la mente. Hai detto Golden soprattutto shower quando and... in the shower. In the shower. No, soprattutto quando vincevamo, perché cioè era proprio... Ma perché era bagarre? Una cosa di trionfo. Esatto. Ma scusami, tecnicamente come si fa? No, perché adesso voglio entrare nel... Esatto, no, allora, adesso è focus, allora, giuro, non, esatto, sono più scemo, è focus. Allora, dal punto come di si fa? Allora, dal punto di vista fisico, non è tanto diverso da quello che fate voi con... Ma cosa dici? Non è vero? No, invece sì, perché se tu hai una forza che dall'interno spinge verso l'esterno, che sarebbe la forza della tua vescica piena, sì, che dici faccio la pipì, okay. La forza di gravità, io prendo questo anello e lui cade dritto, no? Appunto. Ma se c'è qualcuno che spinge, fa una bella parabola. Vai. Allora, io non volevo neanche dirvelo. Però scusami. Vabbè, scusa, adesso non vorrei... Puoi provare nella doccia con tua moglie.